Siamo al telefono con Vincenzo Milazzo, nuovo preparatore atletico del Messina, un Messina che ha ultimato il ritiro precampionato di Castel di Sangro. E allora a chi ha curato con attenzione i muscoli dei calciatori del Messina chiediamo prima di tutto un bilancio di queste prime 3 settimane di lavoro. Il bilancio è sicuramente positivo, perché ho trovato un gruppo di una grande disponibilità, di una grande cultura del lavoro. È già un gruppo che ha, dal gruppo base dell'anno scorso, che ha delle dinamiche, degli automatismi già ben collaudati, e quindi anche i nuovi che si sono inseriti è stato molto facile, sia per me che sono entrato nello staff tecnico nuovo, ma anche per i giocatori essere subito a proprio agio. Come nel caso di Antonello Altamura, per lei è una, anche per lei è una novità lavorare con Catalano. Due figure nuove che sono entrate in questo staff, due figure che portiamo sicuramente entusiasmo, voglia di lavorare, speriamo di dare il nostro contributo a quello che è questo progetto molto ambizioso da parte della società, dell'ACR. Fino all'anno scorso Catalano aveva curato in prima persona anche la preparazione atletica, lo aveva fatto anche a Milazzo oltre che a Messina. Immagino che vi sarete magari anche un po' confrontati sui rispettivi metodi di lavoro, anche se insomma per lei parla anche un curriculum molto ampio. Sì, passato è passato, l'importante è il progetto che c'è. Vale. Oggi il calcio di oggi è fatto di sinergie, di gruppi di lavoro, di idee, di scambio di idee, di confronto, quindi sono intelligenti, tra persone professionali non ci sono assolutamente prospettive, anzi il lavoro può andare solo ad arricchirsi, ad avere. E oggi gli staff importanti sono fatti di numerose persone che ognuno con la sua professionalità cerca di portare il piccolo contributo che può dare, e questo è quello che cercherò di fare io in questo progetto. I problemi non ce ne sono, e oggi è un cambiato importante, forse più importante, e ha bisogno anche di figure che siano, diciamo, che contribuiscono a quelle che erano finora le dinamiche di questo gruppo di lavoro. A Castel di Sangro anche un buon clima, sicuramente questo vi ha aiutato. Ottimo clima, ottimo, siamo riusciti a lavorare in una buona struttura, una struttura che già conosceva l'ACR, che è una struttura importante, che ci ha permesso di avere tutto a disposizione in una maniera molto semplice, anche in una maniera molto importante, perché non mancava niente. L'aspetto climatico è stato importante, perché ci ha permesso di recuperare, di permettere ai ragazzi la sera di recuperare quelle che erano le fatiche della giornata. Ha girato l'Italia, tante avventure dal nord al sud, pensando alle nostre latitudini. Vedo le esperienze di Acireale, Paternò, ma al sud anche Lamezia, Nocerina. Spesso ha lavorato in coppia con discepoli, se non sbaglio. Sì, con discepoli, ma anche con Graziani, anche con Galdevisi e con altri allenatori. Ho avuto la possibilità di avere, di confrontarmi con visioni di calcio differente, personalità diverse, e calcio è bello perché ognuno ha un proprio modo di interpretarlo, di viverlo, e quindi da ognuno di loro ho cercato di avere delle piccole esperienze che porto dietro, dei piccoli ricordi, e metterò a servizio di questa che è la mia nuova avventura. Però il passato, per quando mi riguarda, porta poco, e quello che è importante è questa nuova avventura, un'avventura in una società gloriosissima, che ha sede di calcio, una città importante, e che sicuramente già la Lega Pro gli sta stretta, si è abituata a fare calcio vero, e quindi è stato, conta poco, importante questo progetto importantissimo, qui ci sono legato in maniera particolare con molto entusiasmo. In queste prime 3 settimane, doppie sedute, carichi di lavoro davvero intensi, che peraltro hanno un po' condizionato i ragazzi nelle prime uscite, mi viene da pensare soprattutto allo 06 con il Pescara. Come proseguirà il lavoro adesso a Messina in riva allo Stretto? Ma la
la seconda fase è una fase che si avvicina alla Coppa Italia, i carichi saranno più, più improntati sull'aspetto qualitativo che non quantitativo, cercando di cominciare a mettere quelle che sono delle espressioni di forza esplosiva, di velocità, di rapidità, in modo tale da farci trovare pronti già alle prime impegni ufficiali, che sono quelli importanti, sia la Coppa che la prima di campionato. Quindi è una fase di avvicinamento che ci permette di farci trovare nelle migliori condizioni già all'inizio. Quando vedremo il vero Messina? Perché l'anno scorso la quadratura del cerchio arrivò soltanto dopo qualche settimana, dopo l'eliminazione in Coppa Italia e qualche sconfitta in campionato, però va anche detto che vi erano appena due riconfermati. Quest'anno invece la situazione è opposta, ci sono appena 5 novità e poi per il resto un gruppo che già ampiamente si conosce. Anche questo incide? Ma certo che incide, la quadratura, cioè, come ha detto voi, è venuta dopo una normale fase di rodaggio. In questa fase il gruppo base è un gruppo collaudato, che ha già degli automatismi, delle dinamiche, e infatti si vede che chi è arrivato, sinceramente l'impressione è che non sembra che è arrivato da una settimana, sembra che già c'era da un bel po'. Questo perché il gruppo è un gruppo sano, un gruppo che sa bene qual è l'obiettivo, quindi noi speriamo di farci trovare pronti da subito, anche se è un campionato difficilissimo, è un campionato in cui bisogna partire nelle migliori condizioni possibili, e la base di partenza è importante perché la base dell'anno scorso, una base già collaudata, soprattutto vincente, con una mentalità vincente. Gruppo molto eterogeneo, con elementi come Ignoffo e Corona che addirittura si avvicinano ai 40, e poi invece tanti giovanissimi provenienti da formazioni primavera o comunque da giovanili di un certo livello. Questo incide un po' in fase di programmazione di lavoro? Sinceramente oggi si va a individualizzare il carico, individualizzare la proposta di allenamento. Ogni essere umano ha delle esigenze, delle caratteristiche diverse, e proporre lo stesso allenamento a dei soggetti che hanno morfologicamente delle strutture diverse o antropologicamente delle qualità differenti è errato. Oggi noi cerchiamo di individualizzare il carico all'interno della seduta e farlo il più specifico possibile. Quindi l'esperienza è un valore aggiunto, e questi sono, tra virgolette, anziani di grandissimo livello, e i giovani sono di grande qualità, quindi un mix, mi sembra, la società sta facendo un mix ottimale. Che Messina vedremo nel giorno dell'esordio in Coppa Italia? Mi viene da pensare che comunque per ovvi motivi non sarà una squadra brillantissima, per quello dovremo aspettare qualche settimana. Guarda, l'ultima prova ci ha dato un segnale importante. Noi stiamo cercando di farci trovare pronti per le date che contano. La Coppa Italia è un aspetto importante, vogliamo farci trovare pronti. Poi il gradiente di condizione, che sicuramente non sarà il top, ma cerchiamo di avere una condizione, diciamo, ottimale per quello che è l'impegno che ci richiede.